Dall'artigianato alla sartoria, dagli accessori al design. È tornato da venerdì per la sua terza edizione a Verona, il Mercato del Sole. La vetrina espositiva è dedicata ai nuovi talenti del mercato imprenditoriale e alle eccellenze artigianali dentro e fuori il territorio veronese. Fil rouge della manifestazione, realizzare prodotti di alta qualità, prestando attenzione alle materie prime, alle tecniche e soprattutto al risultato finale. Edizione di tanto successo sia per il pubblico che per gli espositori. Poi si chiama Mercato del Sole perché il sole ce l'abbiamo dentro. Ho solo espositori di alto livello perché il nostro motivo di esistere è proprio di portare l'alta qualità nel cuore della città. Chi espone in una piazza bella come questa deve meritarlo, quindi non può esserci la banalità, è tutto il bello che ci può essere. Quindi dal design, le cose manifatture, cose fatte a mano, la ricerca dei tessuti, tutto di alto livello. Provare per credere, venite a trovarci e troverete il bello che c'è, il bello che cercate. Uno spazio di incontro e contaminazione virtuosa tra il mondo dell'artigianato e delle start-up, che nonostante il tempo capriccioso di questo ultimo weekend di maggio, ha riempito le due logge nel cuore del centro storico di Verona, dando vita ad un vero e proprio mercato urbano visitabile fino alle 19:30 di oggi. Niente paura però per chi non è riuscito a passare per le colorate bancarelle del centro. A settembre, infatti, il Mercato del Sole tornerà con una nuova edizione invernale, ma con la solita parola d'ordine: qualità. La quarta edizione, che ci saranno alcuni espositori che verranno riconfermati, altri cambieranno perché ci saranno cose più per le cose invernali e quindi però comunque la qualità sarà sempre il nostro punto di forza. Tenete conto che poi una parte del ricavato va all'associazione Convivio, che è l'umanizzazione del malato oncologico degli ospedali di Verona, quindi chi viene farà anche una buona cosa per la salute pubblica dei cittadini.